Un nuovo terremoto coinvolge la regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca è indagato con altre 6 persone per corruzione per induzione, per un possibile scambio di favori con un magistrato, per la precisione il giudice Anna Scognamiglio, che quest'estate aveva accolto il ricorso del presidente contro la sospensione per la legge Severino. Gli investigatori hanno preso di mira una telefonata tra il marito del magistrato Guglielmo Manna e il capo politico del governatore Carmelo Mastursi, che si è dimesso dal ruolo la settimana scorsa. Il primo chiede un incarico nel mondo della sanità, una nomina molto prestigiosa, prospettando in cambio lo stop della legge Severino che la Scognamiglio stava elaborando con altri giudici del Tribunale di Napoli. Tra gli indagati, oltre ai 4 succitati, ci sono anche 2 infermieri che hanno fatto da tramite tra il Manna e Mastursi. De Luca, dopo una riunione fiume con lo staff durata tutta la notte, i rappresentanti della maggioranza politica in regione, ha detto di essere totalmente estraneo ai fatti per cui è accusato. Ribadisco, per quello che riguarda questa vicenda, il mio totale sostegno alla magistratura e alla sua azione, essendo il più interessato a un chiarimento su tutte le vicende, e non solo su questa, su tutte le vicende che riguardano la vita pubblica nel nostro paese e la mia attività pubblica. La seconda considerazione è questa: io sono parte lesa, io e l'istituzione che rappresento.